Belli e brutti come state, i miei ultimi giorni qui in Italia, e comunque posso dire che, appunto, mi posso solo ripetere, l'Italia sta per essere distrutta completamente. Cioè, io lo so che i nostri politici che abbiamo veramente si impegnano molto per questo paese. La più grande truffa del secolo è quel programma farlocco che lei ha presentato agli elettori. Pensi un po', lei si è presentata, va in Europa e torna con l'Italia in ginocchio. Voleva aiutare i pensionati, siamo peggio della Meloni. Voleva i blocchi navali e siamo al record di sbarchi. Patriota com'è, ha svenduto all'Italia ai tedeschi, adesso cede quote di Poste e Ferrovie. Concludo. Ma lei cos'è? Un remida al contrario. Lui tutto quello che toccava trasformava in oro. Lei tutto quello che tocca distrugge. Ci fa una cortesia? Concluda. Faccia anche meno. Può essere che farà meno danni e gli italiani Grazie. Saranno grati. E a forza di gridare non fanno un cazzo da 40 anni. Cioè gridano. Questo è quello che fanno vedere ogni giorno in televisione. Ma alla fine in realtà niente. Guarda. Deserto totale. Non fanno niente. Adesso non apriamo l'archeologia sul 1998, quando lei disse: Romano, stai sereno. Lei è uno stupido. Ma mi ha preso per un ingegnere idraulico, vi paghiamo profumatamente per governare a voi. No, non ci riuscite da 30 anni e se la prende con me. Ma questo è matto. Scusa Sallusti, devi imparare a sapere quello che dici. Lei adesso mi fa la cortesia di lasciarmi rispondere, se no mi alzo e me ne vado. Chiaro? E questo resterà come una macchia nella sua carriera professionale. E chi è? E chi è? Perché? No, perché hai incontrato lo suo con lui. Io perché? Visto, lei è un ospite, chiesto, lei deve dire, rispettare. Ma lei che cosa faceva prima di fare la giornalista? Non faceva di fatto la showgirl facendo no, la modella? La novella. Ma su via! Vuoi lasciarmi finire? Mafioso! Allora, sei. No, Vittorio, non sono capace di dirmi, non voglio aprire entrato in partito. Non voglio rifamatori. Allora. Questo paese si sta veramente. Lo stanno vendendo agli americani, lo stanno vendendo a tutti, ma gli italiani, come tutti i paesi in Europa, cioè i cittadini dei loro paesi stessi non hanno più nessun diritto, cioè è una cosa incredibile. E comunque questo virus, perché questo è un virus, è in tutta Europa, non solo in Europa, anche in Svizzera è così, se per questo. Allora, veramente, non so, io siccome viaggio e tanti milioni di persone viaggiano come me, vedono le differenze fra paese e paese e lo notano. Per chi sta qui tutta la vita in Italia non vede niente, per loro è tutto normale, per loro va bene così e niente. Oggi ho parlato con uno e mi ha detto: ma lo sai che qui un lavapiatti guadagna 2.000 euro? Io 2.000 euro qui sul lago di Garda? Sì. E ma scusa, ma questi 2.000 euro come li guadagna questi qua? Deve fare due turni. Cosa sono due turni in Italia? Dai 10 e 12 ore di lavoro. Allora il discorso cambia, caro mio. Non sono 2.000 euro per un lavoro normale. Guarda, intanto vi faccio vedere un po' il panorama. Sono 2.000 euro per la schiavitù. Perché 2.000 euro per 12 ore di lavoro, questo si chiama da noi schiavitù. Qui lo chiamano lavoro. Ecco. E per loro è normale. Questo tutto è normale. Scusate il rumore, ma qua stanno facendo i tetti nuovi da quando hanno fatto questa grandine che ha distrutto tutti i tetti. Comunque, anche questo c'è da dire un sacco su questa tematica. Ma comunque, appunto, la povertà in Italia
è una cosa normalissima, cioè è normale essere povero. 997. Cos'era nei primi giorni di lavoro? E qua avevo 21 anni, come vedi c'era la 1 che era nuova di pacca. Matteo ha 48 anni e da 26 lavora come guardia giurata. Oggi è in servizio in aeroporto. A fine carriera e con tutti gli scatti di anzianità guadagna... Guadagno 1100 euro netti al mese, sarebbero 9,40 lordi l'ora. I giovani ancora peggio, pensate che un ragazzo appena assunto guadagna la miseria di 6,20 centesimi lordi l'ora. Troppo poco per chi ha anche la responsabilità di portare un'arma in un lavoro pericoloso, mal pagato e dalle condizioni molto difficili. La vita di una guardia giurata è difficilissima, facciamo 4 riposi al mese e pensate che abbiamo solamente 8 domeniche di riposo all'anno. E poi ho numerosi colleghi che per avere uno stipendio decente sono costretti a fare ore di straordinario, magari 10-12 ore. Per questo CGIL, CISL, UIL e UGL hanno contrattato un aumento di 140 euro lordi al mese per la categoria. Sono sufficienti? Beh, mica tanto, se consideriamo che il livello di ingresso di un operatore fiduciario, cioè un vigilante senza la pistola, oggi guadagna 700 euro netti e con l'aumento andrà a prendere 800 euro netti, che sono sotto la soglia di povertà definita dall'Istat, che ha calcolato che al nord Italia è di 852 euro netti. Quindi significa che oggi in Italia abbiamo dei lavoratori assunti a tempo pieno che guadagnano meno della soglia di povertà. Adesso scendiamo nel parcheggio di un supermercato e nel sotterraneo incontriamo Perfetto, un vigilante senza pistola di quasi 50 anni. Sì, faccio un giro per controllare che nessuno rubi. Offrivano sempre lavoro in nero e ho trovato questa soluzione, perché a 50 anni non ti offre nessuno più un lavoro e adesso finalmente ho un contratto fisso. Ma quanto guadagna? 5 euro all'ora. Ti alzo al mattino presto facendo 12 ore al giorno e arrivando a 1000-1100 euro al mese. Grazie a Dio vivo con il mio papà e mia mamma che mi danno un tetto, altrimenti dormirei in una macchina perché non mi posso permettere una casa in affitto. È una cosa incredibile. È normale essere povero qui. Il 30% dicono che sono poveri. Anche questo è normale. Portano spazio il cane con la mascherina in Italia, all'aria aperta. Una cosa normalissima qui. Qui essere schiavo è una cosa standard, normale. Bellissima, una figata unica. È un altro dato molto molto bello dall'Italia. Sono 1000 le aziende nel 2023, 1000 al mese che sono fallite, cioè 12.000 aziende all'anno, 12.000 aziende italiane all'anno che sono fallite. E cosa fanno i nostri signori? Senatori, senatori, no, per favore, togliete quella bottiglia là, non stiamo mica all'osteria. Onorevole Di Battista, esca da quest'aula. Dopo la discussione. Presidente Nuti, dopo che, se adesso ha finito di baciare il collega, se gentilmente fa togliere i cartelli. Rocco Siffredi. Comunque ragazzi, io veramente, se sarei giovane, purtroppo non lo sono più. Purtroppo. Ma se sarei giovane, la prima cosa che farei, imparare l'inglese. L'inglese sì. E me ne andrei. Una volta che avrei la base, me ne andrei di questo paese, perché qui non c'è futuro. Ma non è che mi sposterei, diciamo, in Spagna o chissà dove. No, proprio in tutta Europa non c'è futuro. Ormai questo è un copia e incolla del sistema politico in tutti i paesi europei. Ok ragazzi, dai, è tutto, tanto è sempre la stessa musica qui.
Allora, noi ci vediamo nel prossimo video, e commenta, cioè mi interesserebbe la tua opinione su il fatto Italia. Ciao!